Sì, un luogo davvero di straordinaria bellezza. Qui dall'arcipelago della Maddalena mi trovo in questo momento su un'imbarcazione nell'isola di Caprera per una sorpresa pronta per il prossimo collegamento. Ma in questo scenario così unico davvero, beh, ho scelto apposta tanta bellezza per parlare anche delle ferite che proprio in un pezzo di Sardegna, ad Olbia, nell'ottobre del 2015 è tornato a colpire l'alluvione per l'appunto. Ricorderete, c'eravamo stati qualche giorno dopo, noi abbiamo coinvolto il condirettore della Caritas per capire che cosa è stato fatto, cosa ancora c'è da fare. Ecco la sua testimonianza. Intanto, come puoi capire, una cosa è quello che è stato fatto, una cosa è il percepito. Questo renditi conto è una cosa molto importante, purtroppo, perché colui che non ha ricevuto ancora i grandi aiuti o niente aiuto, e non è facile, qui ci sono 80.000 abitanti, tienilo presente, censiti 55-60.000. Tutto ciò che è stato potuto fare è stato fatto per queste due alluvioni che si sono succedute naturalmente, col grande aiuto della Conferenza Episcopale Italiana, delle chiese italiane come singole e del nostro 8 per 1000, che è la carità che viene speso tutti gli anni. Tutto d'amblè, perché abbiamo la povertà pregressa, la crisi e le due alluvioni di fila. Ci sono stati risanamenti per almeno 1.800 case e 250 sono state ricostruite. I tassi di interesse li conosci, non si possono fare mutui con serenità, quindi siamo un po' soli, non pensare che col comune, certo c'è grande reciprocità, per una cosa è la reciprocità, no? Una cosa è appunto riuscire a dare anche non solo l'accoglienza che il Papa ci chiede tutti i giorni, ma anche la risposta reale, io ti do da mangiare. A questo risponderei anche con grande sincerità, cosa è stato fatto in Umbria, cosa è stato fatto in Irpinia, cioè la Chiesa, anche la Chiesa lavora. Ma non può fare i miracoli, la soteriologia è di nostro Signore, noi speriamo, aiutiamo, collaboriamo, viviamo come negli Atti degli Apostoli, condividiamo quello che abbiamo, però non pensare che possiamo far tutto, facciamo tutto quello che c'è possibile. I numeri ci sono, no? E poi abbiamo avuto anche il Tribunale di Roma che ci ha tanto aiutato perché le case sequestrate alla malavita sono state date alle persone che avevano bisogno, quindi siamo entrati in questi grandi restauri, sono 25 le persone che lavorano per noi in borsa lavoro per questo fatto. Quando succede un'alluvione bisogna ripartire dalle lenzuola, lo sai, no? Ti chiedono le lenzuola per dormire, cioè si rinizia completamente da capo. Poi guarda, se tu passassi per le strade potresti trovare una persona, diciamoci la verità, no? Quella che è, una persona entusiasta, grazie alla Chiesa, grazie al mondo, grazie a Dio, eccetera, eccetera, una persona avvelenata magari perché ancora non siamo riusciti a raggiungerla, questo esiste, mi comprendi? Se io fossi la BCE, qui non ci sarebbero, come dire, gli zampilli, magari riparati, i ponti rifatti, questo non dipende da noi. Noi siamo un posto d'accoglienza, cerchiamo certamente di dare il pane e un lenzuolo a tutti. Dopodiché, con i soldi che possiamo avere, abbiamo fatto tutto quello che è stato possibile. E chiaramente, anche quando sono somme ingenti, quando si è 1 milione di euro, la gente ne parla come, guarda che 1 milione di euro qua è un terreno, perché qui invece di essere a 1.400 a metro quadro è a 2.500, io non posso fare niente, mi capisci? Cioè bisogna entrare in un sistema che è quello specifico, come si dice, dicono i latini, genius loci, no? Tu capire dove sei, cosa devi fare, abbracciare questa gente, ascoltarla. Abbracciare non basta, perché Gesù dice di dare bicchieri d'acqua, pane, no? Conosci il Vangelo, è semplice, no? La carità e il Vangelo sono due cose molto semplici. Questa è la gente, questa dobbiamo ascoltare, questa dobbiamo anche accontentare finché è possibile. Certamente non stampiamo denaro, quello che abbiamo avuto, abbiamo speso, cerchiamo di spendere tutto, tutti gli anni. Questo è il massimo che possiamo fare. Per non dimenticare, per essere vicino ovviamente alla popolazione sarda, la natura dunque che punisce forse anche alcuni comportamenti dell'uomo, ma anche la natura che premia con tanta bellezza. Eccola, prossimo collegamento da qui, grande sorpresa dal centro velico di Caprera. Vi aspetto, a più tardi, a dopo.